c'era tutto, c'era la gioia ma anche il dolore dell'epoca e il bisogno di dare continuità a tutto questo, di far uscire veramente l'arte, le arti dagli schemi, dai canoni, da queste cose di cui non possiamo più e che non aiutano neanche la linfa dell'antico ad andare verso il sogno della modernità, perché la modernità ha bisogno di tutto questo. Ma c'era a te. Allora, grazie di avermi invitato, mi ero persa la performance al Lingotto purtroppo, quindi per me è stato importantissimo assistere oggi e sono veramente esterrefatta dalla bellezza di questa fusion, di questa sinestesia, per usare un termine caro a Plinio Perilli, che lo ha applicato nel corso della sua produzione in cui indaga il rapporto tra arti figurative, scultura in particolare, e poesia e letteratura dall'antichità ai giorni nostri. Io ho avuto la fortuna di veder nascere, crescere questo rapporto tra Plinio e gli artisti del laboratorio, che sono ognuno con una sfaccettatura e una specializzazione diversa, ma accomunati dalla coinè della poesia, e soltanto nelle occasioni in cui insomma io li vedo, li frequento, riesco a rendermene conto, a parte il fatto che posso fruire anche di Facebook per vedere, perché mi sono asciugata tutte le loro amicizie, quindi vedo anche la grande vastità dei loro interessi, sono veramente enciclopedici in questa loro corsa alla bellezza. E Manzù con la poesia e la letteratura ha una lunga consuetudine, perché comincia negli anni 40 illustrando le Georgiche di Virgilio, poi passa a Esiodo per quello che riguarda l'antichità, a Omero e per il moderno invece nel Novecento solamente gente come Montale, Quasimodo e poi Plinio Perilli. Quindi voglio dire, c'è una ragione nell'afflato profondo e cosmico che Manzù ha con le altre arti e che gli artisti hanno con Manzù. E siccome appunto quando l'arte è vera e Manzù è un classico che si nutre di questa cultura essenziale che metabolizza lui autodidatta, riuscendo a restituirla ai massimi livelli, dicevamo con lui, quasi diciamo svolgendo un'opera di concettualismo avanti lettera, ecco qui che una rivisitazione come questa dà la possibilità ai contemporanei di portarlo avanti e dà a lui la possibilità di vivere e di essere ancora capito.